tanti aspiranti, tante, forse troppe candidature per un vaso pieno di fiori che alla fine rischia di scoppiare. La marcia di avvicinamento alle elezioni regionali a Francavilla Fontana si riempie di aspettative, di sogni, di pragmatiche strategie. Il primo e finora unico candidato ufficiale al Consiglio regionale è Eupreprio Curto con Forza Italia. Dovrà vedersela prima ancora che con gli sfidanti delle altre liste, con gli scontenti forzisti locali. Non sfugga che il capogruppo in Consiglio Comunale Antonio Andresano, con il partito riunito domenica a Castello Imperiali, si trovava allo Zoo Safari con la sua famiglia. Sempre fronte centrodestra resta sibillina la posizione di direzione Francavilla, costola imperiale della FU Direzione Italia e della maggioranza civica che governa in città. I fittiani sosterranno un loro candidato nuovo e di centrodestra. Insomma, di certo non sarà Maurizio Bruno, pronto a scendere in campo con il Partito Democratico e quindi con l'uscente Michele Emiliano. L'ex sindaco sarà nella stessa coalizione dell'attuale vice sindaca Maria Passaro, candidata dell'amministrazione De Nuzzo, che però non ha ancora sciolto i nodi. Saliranno insieme sul palco in virtù di un obiettivo comune e, se proprio a destra e nei 5 Stelle spuntassero fuori altri nomi, altri candidati, altri aspiranti consiglieri, la torta dei voti si restringerebbe sensibilmente, riempendo ancora di più di acqua, di fiori, un vaso che sì, sotto molti aspetti nella città degli imperiali, rischia davvero di scoppiare.